Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo nuovamente qui nel gioco di Borgo, The Borgo's Adventure, ovvero il gioco che ha realizzato il nostro carissimo amico Borgo. Tutti voi avete un Borgo di quartiere? Che minchia da parte. Allora ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati dinanzi a questo signore sopra questo cavallo a dondolo finto per forza. Parliamoci. Chi non muore si rivede. Capitano, da quanto tempo? Come state? Non c'è mai un momento di riposo. Dopo che hai sconfitto il negromante, avevamo la vittoria in pugno. Ma dopo la vittoria mi hanno richiamato a Valnia per altri problemi. Ti avrei ringraziato se non fossi sparito. Ho avuto da fare. Tra qualche ora partirò verso il confine della città per affrontare Lord Endermorn. Oh, lei mi salvi, signore. Un comandante demoniaco. Il mio cuore e quello dei miei soldati gioirebbe se tu ti unissi a noi. Sicuro, capitano, combatterò con voi. C'è ancora tempo, ti consiglio di fare acquisti dall'alchimista e raccogliere informazioni nella biblioteca. Ti aspetterò qui quando sei pronto, vieni. Allora, sei pronto? Sì! Perché nello scorso episodio appunto abbiamo già parlato con tutti. Charlotte, tu aspettami qui, tornerò subito. Te lo sogno, vengo con te. Insomma, sii ragionevole. Non posso proteggerti in mezzo alla battaglia. So badare a me stessa, che credi? Ti sei scordato del mio potere magico? Allora rivelami i tuoi poteri, se dobbiamo combattere insieme mi sarà utile conoscerli. Di solito utilizzo dei dardi di fuoco, che sono il mio attacco principale, ma posso utilizzare anche palle di fuoco, ondate d'acqua e spezzare la difesa dei nemici. Sono una gatta a tutto fare. Non mi serve sapere altro, possiamo andare, ma prima... Ma prima? Non è che mi daresti un abbraccio? Ma che cosa c'entra adesso? E poi per quale motivo me lo stai chiedendo? Perché sei adorabile. Basta perdere tempo con queste scemenze, andiamo. Uffa però. E così Borgo e Charlotte, insieme al capitano e all'esercito di Valnia, si apprestarono ad affrontare Lord Enderman e i suoi demoni. Oh, salve! Arrendetevi! Non avete alcuna speranza contro l'esercito di Valnia, soprattutto se supportato dai maghi! Sciocchi mortali, vi siete scordati che è il comandante demoniaco che ci guida? Oh, un Enderman! Come faremo ad affrontare questi demoni? Sangue, morte! Non temete, vi assisterò nella battaglia! Voi concentratevi sui negromanti! All'Enderman ci penso io! Oh oh! Salve, signor Enderman! Alla l'Enderman serve quella sinistra, ok. Allora, oh, siamo senza vita! Tantissimo! Benissimo! Mi sono dimenticato di guardare le stats prima di... Bene, allora direi di usare fede. Purificazione che fa? Elimina un debuff da un alleato. Bellissimo, non ci serve a un cazzo. Allora facciamo preghiera assolutamente. Mentre Charlotte diciamo di fare... Perfetto, brava Charlotte, neanche tu puoi fare un cazzo. Allora, oggetti, tonico. Per pronto soccorso che fa riporta in vita. Ok, tonico su Charlotte. Perfetto, Charlotte va full vita e nel mentre Borgo prega. Fanno male ragazzi, allora direi di fare fede, giudizio sul negromante. Giudizio! Ah, aspetta, sì, vero, prima di attaccare Charlotte facciamo oggetti, cristallo magico, facciamo su Charlotte, dai. 93, madonna mia ragazzi, giudizio è OP. Oh, che... Enderman si teletrasporta, Enderman è incolpibile. Oh, oh, pezzo di merda. Ti devo prendere la schiaffi in faccia. Sbattimi gli schiaffi in faccia. Ok, ma non la smetto. Allora, Borgo, fede, preghiera, Charlotte, magia. Direi di usare palla di fuoco sul... Non ho sbagliato, non sull'Enderman. Oh, l'ho colpito. 76. Quel bastardo si è recuperato di vita. Allora, combatti, attacca, negromante, magia, palla di fuoco. Facciamo un negromante, buttiamone giù uno prima. Oh, mamma mia, danno atroce che abbiamo fatto. Combatti, fede, giudizio. Facciamolo sul negromante, dai, buttiamolo giù. Poi magia, palla di fuoco sull'Enderman. Credo che il giudizio lo dovrebbe uccidere. Sì! Palla di fuoco 70, signori! Rimane l'Enderman, combatti! Ah cazzo, va bene, facciamo fede, preghiera,
Poi facciamo oggetti, tonico, suborgo. Evitiamo così che muore. Ok. Mi volevi uccidere, pezzo di cacchina, e invece no. Attacca Enderman. Poi facciamo Charlotte, attacca Enderman. Dai, non usi... Oh, oh! Mamma mia, 240 punti di danno! Hai guadagnato 170 minchie d'oro. Che l'M mi avete detto sta per monete, non per minchie d'oro. Però, sinceramente, la minchia d'oro credo sia più bella come moneta. Hai trovato Tonico! Oh, grazie mille. Borgo è ora a livello 5. Charlotte è ora a livello 4. Grande! Aratti! Ne abbiamo aratti, signore! Siamo stati bravi? Vediamo che dice. Pensavo fossimo spacciati, ci è mancato poco. Per voglio! Per fortuna che sei arrivato tu, altrimenti sarebbe stato solo facile. Ti aspetti le congratulazioni? Ah, fanculo, a te a contorici pool, ma non l'ho capito. Ma fanculo, mago di merda. Andiamo avanti, ragazzi. Oh, c'è punto di sosta. Oh, quindi c'è il divieto. Ah, no, non è punto di sosta, quindi parliamo col tizio. Alcuni demoni sono fuggiti a nord e sono rimasti isolati. Se vuoi occupartene prima di proseguire, fai pure. Potresti approfittarne per ottenere informazioni sul nemico o per ottenere qualche bottino di guerra. Altrimenti me ne occuperò io. A fine battaglia, quando vuoi proseguire, torna da me. Deve andare a nord, quindi mi stai dicendo? Distesa d'erba, la madonna. Quei maledetti si sono nascosti nell'erba alta. Adesso sarà impossibile stanarli tutti. Ah, ne ho trovato! Sì, ciao! Allora, combatti, fede. Facciamo preghiera, magia. Ah, non puoi usare niente, va bene. Facciamo oggetti, cristallo magico su Charlotte. Diciamo, mi servirebbe un qualcosa per Charlotte, per farla recuperare di qualcosa. Mamma mia, vi reggo adesso, eh. Allora, direi di fare fede, giudizio su un negromante. Ah! E direi di fare magia, palla di fuoco su negromante A. Così ne buttiamo giù uno, ragazzi. 95 più 75, orta! Adesso che ho capito... Allora, fede, preghiera. Adesso che ho capito come funziona il gioco, liaro, signori. Allora, direi di fare attacca negromante B. Tanto alla fine, sti cazzi. Quanto gli faccio? 29, dai, si può tenere. Combatti, attacca, Charlotte, negromante B, attacca. Ok, 31... 90! Orta! Il gruppo di Borgo ha ottenuto la vittoria. 120 esperienza e 140 minchie d'oro. Hai trovato Tonico. Charlotte è ora a livello 5. Spettacolo. Allora, aspetta, ma quindi... Cioè, io qua... Qua Expo, essenzialmente. Appare Negromante. Combatti. Combatti. Attacca Negromante. Attacca Negromante. Vai, buttiamolo giù quel pezzo di merda. 261, ragazzi. Penso mi sia uscito un critico della Madonna. Orta! Il gruppo di Borgo ha ottenuto la vittoria. 120 esperienze, ha guadagnato 140 minchie d'oro. Un altro tonico. Allora, se io vado avanti, vediamo che c'è avanti. Oh, un altro Enderman! Ah! 92! Yes! Arta! Il gruppo di Borgo ha ottenuto 260 esperienze e 170 minchie d'oro. Sempre un tonico. Borgo è a livello... Oh, oh! Livello 6! Noi andiamo sempre sopra. Ah, non c'è... Ok... Diciamo che è un punto di esperienza questo qua. Sapete, vi dico, ragazzi, Expo un attimino, ci vediamo tra poco. Gruppo di Borgo vince e altri 170 minchie d'oro. Con un tonico. Signori, altre 140 minchie d'oro. Oh oh! Altre 140 minchie d'oro. E Charlotte... Charlotte sale a livello 7, ha imparato Tornado, signori. Tornado? Scopriamo subito che cazzo sia questa abilità. Il gruppo di Borgo è il sopravvento. Ah, infatti notavo un po' di vento sopra di noi. Che la smetto. Magia Tornado. Provoca danni fisici ad area pari all'attacco magico. Ragazzi, Tornado assolutamente. 109 Tornado. Oh, 71, 70, mamma mia! È oppissima! Attacca, attacca, attacchi normali che dovrebbe morire. Yes! Il gruppo di Borgo vince e guadagna altre 100... Ma che ci dava, signori, con tutte queste minchie d'oro, signore? Ma vado a infilare un culo! Oh! Pensate un po'! Altre minchie! Oh, altre minchie! Quante minchie! Basta minchie, però, Livello 8! Livello 8, yes! Allora, ragazzi, siamo entrambi livelli 8. Sia io che Charlotte. Diciamo che ho farmato un pochettino.
Devo essere sincero, questo gioco mi sta piacendo. Mi sta piacendo da morire. Un applauso a Borgo per questo capolavoro. Cioè, capolavoro, beh oddio, capolavoro. Però è un bel gioco, devo dirmi. Mamma mia quanto mi casa! Ho voglia di fare un altro scroll. Dai, l'ultimo, l'ultimo. Ok, basta. Allora, andiamo? Per Varnia! Bavarnia! Foresta 2! Mercenario Nomane, dannazione, quei demoni sono dappertutto. Ma quanti sono? Non finiscono mai. Oddio, sei Enderman, ci sono ragazzi. Non temete, perché Dio ci concederà il suo aiuto contro questi empi demoni. Taci, chierico, fai meno sermoni e più supporto. Non fatevi prendere dall'ira, o il nemico la userà contro di voi. Scacciamo questi empi demoni. Che vuol dire empi demoni? Appare Enderman. Allora, combatti. Direi di usare fede, ovviamente, giudizio sull'Enderman A. Charlotte, direi di fare, attacca semplicemente Enderman A. Perché è senza mana, quindi mi servirebbe un qualcosa per Charlotte per farle recuperare mana. Però, magari imparerà qualcosa a Borgo successivamente, non lo sapremo. Fino a quando? Allora, giudizio, Enderman A, attacca Enderman A, vai! Giudizio! 95 punti! Oh oh, e prima Enderman muore! Il secondo si teletrasporta e non lo posso colpire, quindi attacchiamolo semplicemente. E infatti 4 punti danno. Allora, fede, preghiera e attacca normalmente Charlotte. Vai! 53 danni. Ah, che io l'ho mancato. Attacca! 460! Mamma mia, 200 minchie d'oro. Hai trovato tonico, grande! Ma erano 6, solo 2 me ne hai fatti affrontare. Vabbè, parliamo col tizio. Mi sembra giusto ringraziare il nostro salvatore. Grazie Dio. Ma no, non sono Gesù. Per gli spiriti, un nostro sciamano vale 10 di questi chierici. Meno parole, più azione. Ok, vabbè, ma che sei aggressivo. Quando sono stato soldato non mi hanno parlato di questo. Mi farò raddoppiare la paga. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Mamma mia, davvero figo. Punto di sosta 2. Cos'è sta roba? Un buon punto di sosta. E questi sarebbero demoni, è stato un gioco da ragazzi. Parliamo con tutti. Hai raccolto qualche denaro? In questo caso, perché non dai un'occhiata alla mia merce? Oh, vediamo che cosa vendi. Allora, vende dei tonici, cristalli magici, anzi quasi quasi cristalli magici. Ne pigliamo 20, 21. Sì. Allora, tonico di qualità, che cazzo fa questo? Recuperi 300 PS. Piuma d'argento, riporta in vita un compagno col 100%. Oh, va bene. Ne abbiamo un paio pure di questi. Sì. Ah, abbiamo comprato un po' di tonici, dai. Non temete, la provvidenza divina ci porterà alla vittoria. Ok, parliamo un po' con questi. Pronto all'azione. Per Varnia. Queste barricate reggeranno? No, sono dei barili. Si lamenta. Non me ne sarei mai dovuto andare dalla mia tribù. Spiriti, guidate la mia spada. Che non ce l'hai. La mia spada ha fame di sangue demoniaco. Quando racconterò di oggi, tutte le donne cadranno ai miei piedi e gli uomini vorranno essere me. Pensa se fosse il contrario. Se mi morso una mano, dici che mi rimanderanno a casa. Non temo la morte, il chierico mi ha detto che a chi combatte i demoni spetta la ricompensa eterna. Qui a Varnia la gente si lava ogni giorno. Pff, che stramboidi. Cosa non darei per la presenza di uno sciamano? Mi farò pagare il doppio, no, il triplo, anzi il quadruplo. La madonna. Va bene ragazzi, allora io direi assolutamente nel prossimo episodio andiamo avanti, quindi facciamo salva assolutamente sul file. Ok, già salvato? Siamo a 46 minuti di gioco ragazzi, questo gioco mi sta piacendo da morire. Io non so a voi, ma credo sia qualcosa di spettacolare. Quindi ragazzi, io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Ditemi la vostra appunto su The Borgo's Adventure, sul gioco di Borgo. A me sta piacendo da morire, ne sono sincero, mi sta prendendo troppissimo. Quindi ditemi la vostra appunto se... Ditemi la vostra. Nulla, ad un prossimo video, vi voglio bene e ciao ciao!